Usa spesso dire l'arte come fenomeno collettivo. Sì, voglio dire una cosa molto semplice, che alla mia età, 75 anni, questa mostra che a Gianno Terme ospita è il finale di partita e ho scoperto che i miei veri maestri sono i miei ex studenti. Loro sono straordinari, va bene? Okay. Bene, allora per vedere questa inversione di ruoli, questa veramente tendenza nuova dell'arte nuova e vecchia, dell'arte contemporanea, qui a Chianciano Terme fino al 29 agosto, Villa Simoneschi. A Chianciano Terme a vedere questa bellissima mostra dal titolo Via Ripetta 222, sarebbe poi la via dell'Accademia delle Arti di Roma, aperta dall'8 agosto fino al 29 agosto. Il sindaco di Chianciano, l'assessore alla cultura. È un evento davvero straordinario, grazie al professor Berto e al professor Filipponi che ci danno questa opportunità di avere qui questa scuola importantissima di Roma, e quindi un'occasione ancora per il nostro comune di mettere in evidenza quello che è un evento culturale davvero straordinario. Degli artisti del calibro di Giampaolo Berto, Sandro Bini, sono troppi, quindi siamo onorati di averli qui a Villa Simoneschi. Ringraziamo il professor Luca Filipponi e la dottoressa Viadetti che ci hanno dato appunto questa opportunità di ospitare questa bellissima mostra. Quindi vi invitiamo tutti. Grazie.